Italia, anche Forza Italia ovviamente, molto soddisfatta per il risultato raggiunto ieri a Lussemburgo. Stamane mi sono complimentato con Matteo Piantedosi per il lavoro svolto e credo che finalmente l'Europa abbia capito che la questione migratoria la si deve affrontare tutti quanti insieme. Non può essere un problema solo italiano, greco, maltese o spagnolo, ma deve essere un problema che tutti quanti affrontiamo, perché non è la ricerca di una soluzione a breve termine la cosa più importante, la più urgente, ma non la più importante. La più importante è risolvere il problema a monte. Dobbiamo avere una strategia, non può che essere europea, e l'Italia vuole giocare la sua parte per far sì che, come diceva Papa Benedetto XVI, si possa tutelare il diritto a non emigrare, ma per fare questo serve una strategia. L'Italia sta, dicevo, facendo la sua parte, stiamo lavorando con la Tunisia, stiamo lavorando con la Libia. Io, come vi ho detto, la prossima settimana sarò a Washington per parlare anche di queste questioni con il segretario di Stato Blinken e con la guida del Fondo Monetario Internazionale, la mia amica ex collega commissaria europea Cristalina Georgieva. Spingeremo affinché si possa anche guardare la Tunisia con maggior attenzione e quindi finanziare quel paese non aspettando la realizzazione delle riforme, ma cominciare a finanziare poi con una prima tranche, poi attendere le riforme e poi andare con la seconda tranche. Per quanto riguarda l'accordo raggiunto ieri, io credo che in Parlamento si potrà continuare a lavorare, ma riteniamo che la scelta di poter rinviare non solo al paese di origine, ma anche nel paese di transito, coloro che non hanno ricevuto l'autorizzazione a restare in Europa perché non è stato magari non accolto il diritto di asilo, i tempi per decidere sul diritto di asilo che si sono accorciati, questo riduce il fardello che è sulle spalle dei paesi di primo arrivo. È importante altresì che sia stata respinta l'idea di pagare l'Italia, perché non è che si deve pagare un albergo, l'Italia non ha bisogno dei soldi per risolvere il problema migratorio. È giusto che ci sia, per chi rifiuta il ricollocamento, finanziare un fondo che serva poi a realizzare strutture, a fare una politica strategica per risolvere la questione migratoria.